nel nostro nuovissimo video. Io sono Luca e faccio parte dei Legends e sono qui appunto per andarvi a filmare un nuovo video oggi che riguarderà appunto un videovlog. So che direte, ma questo è già il secondo e non hai fatto una rubrica delle video reaction e qui e là, fai Q time, ci saranno, però quello che sta accadendo ultimamente a Reggio ci obbliga a farlo. Ho visto anche che le visualizzazioni nella pagina delle informazioni del canale stanno crescendo e questo mi fa piacere, però mi farebbe anche piacere che aumentasse il numero che sta accanto, ovvero il numero degli iscritti. Allora ragazzi, tornando al video, che cosa andremo a fare stasera? Stasera andremo a filmare, a vloggare una notte speciale appunto, che molti di voi conosceranno, chi vive specialmente a Reggio Emilia. È la notte rosa. La notte rosa è una notte in cui in centro è pieno di gioventù, in cui praticamente le strade sono tutte intasate. Ci sono tantissimi ragazzi che si incontrano, si riuniscono, si sparano quattro cavolate, si ubriacano, mangiano insieme, no, si ubriacano no. Però sicuramente ci sarà da divertirsi in queste serate qui. Anche per me questa qui sarà una giornata molto movimentata, specialmente stasera in cui appunto andrò alla Notte Rosa con presumibilmente dei miei amici, adesso non so quanti. E però ho pensato, per vloggare la Notte Rosa e così via, perché non fare anche qualche ripresa sulla giornata che mi aspetta? Però solo alcune parti, perché alcune le voglio dedicare proprio unicamente alla Notte Rosa. Sapete da dove andiamo a iniziare? A fare il pieno alla macchina. Ragazzi, siamo arrivati, adesso aspettiamo il benzinaio. Aspettiamo che... Avanti pure, Giovanni. Grazie. Passo così, passo di lì, tanto. Bene ragazzi, anche il pieno è stato fatto, sono totalmente in ecstasy. Mamma mia, sono proprio felice per poco. Eccoci qua tornati ragazzi, oggi sono ancora da solo. Allora, dov'è che stiamo andando oggi? Oggi stiamo andando a fare una semplice passeggiatina per insomma alleggerirmi anche un pochino, smaltire quello che ho mangiato oggi. E niente, adesso... non so se fare anche un po' di corsetta, adesso ci sono circa 30 gradi, quindi è molto faticoso camminare, si suda tantissimo. E niente, adesso aspettiamo che arrivi sera per poter andare dove devo andare. Un consiglio che vi do: non correte se non volete morire a questa temperatura. Allora ragazzi, eccoci qua, abbiamo appena parcheggiato la macchina, stiamo andando verso il centro a incontrare il nostro amico. Ci avrà scritto già il messaggio perché siamo in ritardo ovviamente. E niente, adesso andiamo a vedere. Molto bene signori, siamo qua in centro per la Notte Rosa, finalmente siamo arrivati, guardate quanto è affollato. Di fianco a me c'è una leggenda, c'è un legend che si rifiuta di registrare perché ha paura della gente. E poi c'è una persona speciale oggi, new entry, il mio amico. Questo qui è il nostro iscritto che oggi dà dei consigli ai maturandi. Che cosa consiglia ai maturandi per di domani? Studiare. Che ti consigli di te? Oggi ha finito la maturità ed è felicissimo, ve lo giuro. Adesso cerchiamo di farci strada fra la gente perché qua c'è un casino assurdo. Per il centro abbiamo trovato degli articoli per Luca. Ecco, big.
Quale consigliate? Beh, quello. Secondo me il vestito rosso, secondo me. Beh, secondo me è quello con i sushi lì, con lo schifo lì. Sushi? È sushi. O tagliato. Quello lì. Vabbè ragazzi, adesso glielo andiamo a chiedere e vedremo. Ripreso Luca. Abbiamo visto delle vetrine con dei vestiti. Vuoi tornare a vederla? C'era un bel costume rosso. Ma lì vedo ci sta bene. No, a te ti sta bene, vedo noi che da uomini. Sì, per me sì. Vabbè, sì, per anche, maglietta per lì me da lui sì. Anche da bisex. È bisex per lui. Da bisex sì, anche io. No, quello da donna. Da donna sta meglio. Giusto. Luca, vieni, non far finta di niente, guarda. Allora, essendo che stasera stiamo vagando senza meta. Sì, ma stiamo andando nei posti del cervello. Ecco, esatto. E no, beh, però ci sarà tanta gente dopo. Qua ci almeno ci permette di filmare un po'. Essendo che stiamo vagando senza meta, stiamo raggiungendo un posto molto bello di sport. Ma se te non hai neanche il coraggio di filmare, l'hai appena confessato. Ma perché ho paura che la gente mi guardi. Certo, io ci guardo, a me non guarda nessuno. Ragazzi, una notizia dell'ultimo minuto, abbiamo scoperto come non rubare le biciclette. Arrivate in centro con la bici del sindaco e vedrete che quella di sicuro non ve la rubano. Abbiamo tagliato di qua perché... Che immaginate che odore in questo vicolo buio, vecchio. Cioè, allora, abbiamo fatto questa strada perché volevamo tagliare, che non ci fosse inquinamento. Cio. È da 20 minuti che stiamo vagabondeggiando. Sì, ma per colpa di quel pesce, lo vedete quello struzzo lì? Lo vedete quello struzzo, quello lì? Sotto al suo. Chi è? Tu! Perché? Perché stiamo facendo un video per il nostro canale YouTube. Ah, canale YouTube! Ci chiamiamo Legend. Ciccio Legend? Caio, ma te sei fantastico perché sei stato tu a darmi l'idea del nome. Luca, tu devi tacere, basta. No, te stai zitto. Ciao Andre! Bene signori, ci siamo fermati. Dopo un lungo peregrinare decidiamo in un corridoio non invasato di fare un'intervista all'acqua. No, non mi va. Allora, come va? Come va questa serata proprio bellissima? C'è un caldo. Ti stai divertendo? No. Sì, ma la colpa è sempre tua. Perché? Perché la colpa è tua! Caio, quanta roba c'è stasera in centro? Troppo. È illegale per questa gente. Ecco, bravo, hai ragione. Avete capito, eh? Imparate tutto da lui. Bene signori, ho appena saputo in diretta che c'è qualcuno che prenderà la patente fra poco. Prenderà la patente fra poco, sta già scegliendo la macchina. Guardate, quale scegliereste fra questa e questa qua? Ciao ragazzi. Dimmi. Come va? Tutto bene? Male. Uno dei dilemmi che ci ponevamo nel vedere delle persone alte 2 metri e quanto erano alte? 2 metri è uno spunto. Sì, esatto, 2 metri è qualcosa. 2 metri è un punto. Ci chiediamo come faccia la natura a realizzare degli spandecchi del genere. Stiamo per entrare nella zona più affollata del centro, Piazza della Vittoria. E Luca mi tira calci. Guarda che adesso fare. Stai fermo. Vai meno di zero. Vai meno di zero. Tu vai meno di meno uno. Aiuto. Vuoi vedere come andiamo a ritmo di musica? Qua. Guarda. Non fa finta di niente, guarda. Quello poco normale. Andre, gli unici due normali siamo io e te e l'altro scusa, dietro. Eh? Gli unici due normali siamo io e te e lui. No. In questo momento stiamo tornando a casa.
più di mezzanotte, adesso andiamo a una macchina. Vi invito a lasciare like in questo video, a commentare, e condividete e iscrivetevi. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando ragazzi, apprezzate. Apprezzate un po'. A te ti apprezza un poco. Rimanete connessi per un nuovissimo video ancora più bello.